Alessandro Acciaro sul pullman di rientro dalla trasferta di Abbasanta, 12 punti in partite, una strategia perfetta per ottenere questa salvezza che possiamo dirlo e festeggiarlo è matematica. Una grande impresa, Sandro. Sì, una grandissima impresa, la squadra sta continuando a fare delle partite importanti, a credere nell'obiettivo e io dico che abbiamo 38 punti, ma manca ancora un qualcosina per avere la certezza, perché in funzione, sai, dei risultati di oggi bisogna aspettare la prossima domenica e valutare con più attenzione se siamo oggi salvi direttamente, lo valuteremo poi domenica eventualmente con la classifica avulsa. Potremmo essere ancora invischiati con 38 punti, però diciamo che abbiamo così avvicinato naturalmente l'obiettivo e un finale di stagione che ci rende onore, perché effettivamente sono fatti dei risultati importanti, la società, i ragazzi, e quindi è un merito che va dato a questo gruppo che ha creduto, ha dato una svolta importante nell'ultimo periodo e credo che con ampio merito abbia raggiunto una classifica, dico, di sicurezza, però non c'è ancora la matematica a questo punto. Va bene, allora andremo nel TG Sport e quindi, Presidente, ce l'abbiamo fatta, siamo salvi. Sì, penso di sì, è stato un momento difficile 2 o 3 mesi fa, l'abbiamo superato, soprattutto la squadra, il mister, tutti assieme, e adesso è un momento di felicità. Va bene, la domenica ci godiamo la festa, buon rientro. Va bene, ti aspettiamo a te e a tutti quanti. Grazie. Ciao, saluti ancora da noi tutto il gruppo. Ilva! Grande Mauro! Ciao, ciao! Ciao, grazie! Un saluto da Mauro Coppadoro. Ilva, Ilva, avete sentito il coro dalla viva voce dell'allenatore, del presidente, e dei dirigenti che viaggiavano in macchina da Abbasanta. La squadra era ovviamente sul pullman di rientro da un'altra vittoria straordinaria. 4-1 sul campo di Abbasanta. L'Ilva Maddalena ottiene la quarta vittoria consecutiva. Era passato in vantaggio l'Abbasanta nei primi minuti di gara. Poi il trionfo. Pareggio di Andrea Rica, doppietta di Luca e il gol finale segnato da un giovanissimo maddalenino Matteo Uselli. 4-1, un'altra straordinaria impresa della formazione maddalenina che un paio di mesi fa sembrava veramente destinata ad un futuro incerto, era terz'ultima da sola, rischiava quindi la retrocessione diretta e sembrava davvero una chimera irraggiungibile la salvezza diretta senza passare dai play-out. L'Ilva Maddalena ce l'ha fatta, ha messo insieme una serie straordinaria di risultati. Tutto è partito da Fonni quando Angelo Canu al 90° agguantava un pareggio preziosissimo e poi le 4 vittorie di fila fondamentali: Ardara in casa, poi la Bittese fuori casa, una tappa fondamentale, quindi il Posada in casa, adesso l'Abbasanta fuori. L'Ilva Maddalena è in salvo, è nona con 38 punti, potrebbe essere raggiunta in caso di sconfitta casalinga contro la Corrasi, ultima in classifica, da 2 o 3 squadre, ma in ogni caso la classifica avulsa premierebbe la squadra maddalenina. Veramente una grande impresa e sarà opportuno, credo, per tutti gli sportivi che amano questo nome storico, questi 110 anni di pallone, l'Ilva Maddalena, festeggiare la salvezza come si deve domenica prossima in casa contro la Corrasi per una grande festa di sport. Pensate, questa partita un mesetto fa si pensava potesse essere qualcosa di veramente tremendo, un incubo, quasi una partita per aggrapparsi con le unghie al campionato, evitare la retrocessione diretta, cercare i play-out, e sarà invece una festa, una passerella per tributare un giusto trionfo alla squadra che ha compiuto questa grande impresa. Nonostante tante difficoltà, infortuni, squalifiche, un'annata che sembrava davvero stregata, 3 rigori sbagliati nel momento decisivo del campionato. Bene, l'Ilva Maddalena ha sconfitto ogni avversità, quindi grande merito alla società, al presidente Andrea Columbano, al direttore sportivo Andrea Pisano, all'allenatore Sandro Acciaro, Giovanni De Leucchi, Stefano D'Apice, li citiamo tutti, ovviamente tutti i giocatori, fino diciamo anche gli ultra, i tifosi che hanno seguito la squadra. Una grande impresa e domenica prossima andiamo a festeggiare l'Ilva Maddalena in casa contro la Corrasi. Vediamo adesso risultati e classifiche del turno numero 29.
Abbassanta Ilva Maddalena 1-4, Ardara Nuorese 1-1, Bittese Valledoria 2-1, Corrasi Lauras 1-3, Dorgalese Codrongianos 1-2, Fonni Tonara 4-1, Posada Portorotondo 0-2, Usinese Ghilarza 2-1. Vediamo la classifica a 90 minuti dal termine. Nuorese tuttora imbattuta, 71 punti, da tempo promossa in eccellenza. Codrongianos e Ardara 51, in questo momento sarebbero le due squadre a disputare i play-off per la eventuale altra promozione in eccellenza. Al quarto posto, scavalcato dopo la sconfitta di Bitti, il Valledoria 50, quindi Fonni 46, Dorgalese 45, Lauras 43, Ghilarza 39. Ecco l'Ilva Maddalena nona a 38 punti, a 37 l'Usinese, 35 Portorotondo e Bittese, poi Posada 32, Tonara 30, Abbassanta 21, Corrasi Junior 20. Sono già retrocesse Abbassanta e Corrasi, rischia ovviamente tantissimo la retrocessione diretta il Tonara. Per la zona playout sarà un affare tra lo stesso Tonara, se riuscirà a fare un miracolo, Posada, Bittese, Portorotondo e Usinese. L'Ilva è ormai salva. Prossimo turno, domenica al Pietro Secci alle 16, Ilva Maddalena Corrasi. Passiamo alla pallavolo, al sabato del volley, quindi parliamo del Garibaldi. La formazione della Serie C maschile ha chiuso il campionato vincendo 3-0 in trasferta contro il Mondo Casa Quartu, 18-25, 22-25, 15-25 i parziali. Quindi vi leggo i risultati di tutta quest'ultima giornata: Macomer Sant'Andrea 0-3, Santa Stella Azzurra Sestus Sanluri 3-0, Solo Volley Sandalion 3-1, non è ancora pervenuto il risultato di Monti Ariete, Gonnesa Augusta 0-3, Quartu Garibaldi 0-3. Il campionato è finito, lo ha stravinto l'Augusta, il Garibaldi arriva a quarto in classifica con qualche rimpianto, con il fiore all'occhiello della splendida vittoria ottenuta contro l'Augusta, unica sconfitta stagionale per i cagliaritani, che già all'andata avevano lasciato un punto alla nostra squadra al break. La sensazione mia personale era che forse il Garibaldi avrebbe potuto lottare fino alla fine almeno per il secondo posto. C'è stato qualche cosa che non è andato per il verso giusto, speriamo che sia l'anno prossimo quello buono per la promozione nella Serie B2, ritorno nei campionati nazionali. Passiamo al volley femminile, qua il campionato non è ancora finito, domenica la Serie D femminile del Coacezio Giunta chiuderà la stagione sul campo di Oliena. Questo fine settimana ha giocato in casa contro il Macomer, formazione molto coriacea, ha perso 3-0. Vediamo il servizio con le interviste registrate a fine gara con l'allenatore Ezio Giunta e col capitano Gigliola Ropresti. Ezio Giunta, appena finita la partita con Macomer, insomma, una squadra che ci precede di 9 punti, adesso credo 12 in classifica, e si è visto benissimo che nei primi due set hai risparmiato un po' le under per la partita finale di domani. E tutto sommato il terzo set che abbiamo giocato, diciamo, al completo l'abbiamo perso 28-26 con alcune palle set per noi. Sì, beh, hai letto bene la partita, ma per noi era importante vedere all'opera un pochino tutte. Nei primi due set abbiamo cercato di risparmiare le ragazze che domani hanno una partita importante, però nel terzo abbiamo comunque reagito, anche se abbiamo fatto magari qualche errore di concentrazione di troppo, però insomma con una squadra che difende molto bene come quella del Macomer ci sta. Ecco, qualche, insomma, un buon terzo set, però ecco, nonostante, diciamo, le assenze, qualche problemino nei primi due set si è visto in campo. Sì, si è visto qualche problemino, ma soprattutto un problemino di concentrazione, nel senso che prima di entrare in partita quello che è mancato nei primi due set sono gli attacchi, che non sono andati come dovevano andare. Insomma, diventa difficile giocare a pallavolo se non metti la palla a terra, dare all'avversario due o tre volte la possibilità di chiudertelo loro il punto, poi diventa difficile. Abbiamo sbagliato in ricezione qualche palla di troppo e quindi poi, anche se per esempio nel secondo set eravamo sotto 11 per noi e 18 per loro, li abbiamo recuperati di due punti e poi abbiamo mollato in ricezione. Nel primo set abbiamo fatto il contrario, nel primo set in vantaggio 18-11 abbiamo staccato la spina, ci succede. Pensavo che avessimo migliorato questo, però magari
il fatto di avere la salvezza già acquisita ci ha rilassato un po' troppo. Ecco, adesso si va a Oliena e poi si va in vacanza, insomma una buona stagione, un campionato tranquillo, senza alcuna sofferenza e con diverse partite giocate molto bene. Sì, adesso andiamo a Oliena a giocarci l'ultima partita di campionato e obiettivo, come abbiamo detto precedentemente, obiettivo ampiamente raggiunto a un mese dalla fine del campionato. Per noi è importante che crescano molto le piccole, che le grandi credano di più in se stesse per affrontare il prossimo anno in maniera magari un po' più cattiva rispetto a quello che abbiamo fatto quest'anno. Il capitano del Garibaldi, Giuliano Presti, una sconfitta contro una squadra che era, veniva qua con una classifica migliore della nostra, qualche rotazione un po' diversa di giocatrici per risparmiare le giovanissime domani, ma insomma soprattutto nel terzo set un buon Garibaldi e una tua ottima prestazione non da centrale. Sì, oggi ho giocato opposto a un ruolo che non è mio, ma che comunque quest'anno ho giocato spesso, ho anche un piccolo infortunio, però insomma è andata bene, la mia prestazione è andata bene, però purtroppo la squadra non ha girato come doveva girare. Adesso a Oliena per cercare un'altra vittoria fuori casa dopo quella dell'ultimo turno. Sì, cerchiamo almeno un'altra vittoria in trasferta, visto che quest'anno in trasferta ne abbiamo vinte poche. E niente, almeno per chiudere in bellezza questo anno. Ecco, tanti campionati con la maglia del Garibaldi, della quale ormai sei una bandiera. Ecco, dai un voto a questo campionato da 0 a 10. Bella domanda. Per il cuore 10, per le prestazioni tecniche un 6. Va bene, allora la media fa 8 e l'anno prossimo miglioreremo. Speriamo. E passiamo al basket, un altro fine settimana avaro di emozioni, avaro di soddisfazioni per il basket maddalenino. Ancora due sconfitte la Basket Insieme che ha perso contro il CUSC Sassari e sconfitta anche per la Nova che ha perso in casa 41 a 58 contro Ittiri. Su questa partita vediamo i riflessi filmati e le interviste di fine gara realizzate da Filippo Ogno. Massimiliano Campus dell'Ittiri Basket, una partita che a parte il primo quarto ha visto sempre l'Ittiri in vantaggio in maniera abbastanza evidente. Sì, siamo venuti qua un po' in formazione rimaneggiata, eravamo solo in sette a causa di tanti infortuni, però i ragazzi si sono impegnati tanto e siamo riusciti a portarla a termine. Abbiamo visto una notevole scaltrezza nel gioco d'attacco, anche nel gioco di difesa, cosa che ha sofferto molto la Nova. Sì, anche se siamo giovani, alcuni di noi hanno giocato dei campionati importanti, l'anno scorso no, abbiamo anche vinto il campionato, quindi un po' di esperienza ce la portiamo dietro. Per quanto riguarda la Nova pallacanestro, un commento: noi dagli spalti abbiamo visto un po' di imprecisione, anche un po' di demotivazione, soprattutto nel secondo e nel terzo quarto, salvo poi nel quarto, diciamo, una reazione d'orgoglio. Sì, hanno inserito anche tanti ragazzi, quindi il bello è stato sicuramente questo, perciò merito anche a loro comunque per la bella prestazione. Bene, lasciamo il basket e passiamo alla vela. Abbiamo voluto inserire questo servizio nel TG Sport, pur non trattandosi di un evento agonistico, ma è pur sempre vero che la vela è probabilmente il più nobile degli sport che si pratica per mare e quindi noi che viviamo in un'isola, abbiamo a Caprera un centro velico di importanza e di fama internazionale, dobbiamo considerare sempre la vela uno sport. Parliamo dei ragazzi del Nautico, della loro meravigliosa esperienza, questa crociera per il Mar Tirreno che è partita in questi giorni. Eravamo alla partenza, abbiamo registrato delle interviste e delle suggestive immagini. Con Giulio Plassina in partenza per il solito viaggio con i ragazzi. Anche quest'anno che cosa consiste questo viaggio? Allora, a vela lungo la rotta di Garibaldi. Partiamo dalla Maddalena per ripercorrere alcune delle tappe percorse da Giuseppe Garibaldi durante le sue navigazioni. Sappiamo tutti che è stato anche un grande navigatore, quindi e vogliamo ripercorrere alcune di queste tappe. Stanotte partiremo per una navigazione notturna verso Bastia, da Bastia poi dirigeremo sull'isola di Capraia, Capraia Sanremo, Sanremo Nizza se il tempo ce lo consentirà, Nizza è la città natale di Giuseppe Garibaldi, per rientrare poi in arcipelago passando per Calvi, Aiaccio e quindi poi tornare qua. Con quante barche e quanti uomini di equipaggio? Allora, quest'anno abbiamo 7 imbarcazioni, l'Istituto Nautico della Maddalena, l'Istituto Professionale di Olbia con 2 imbarcazioni, e in totale siamo
68 tra studenti, skipper e insegnanti, per cui è una cosa, un evento che via via sta crescendo sempre di più, c'è sempre più interesse anche perché è una crociera didattico-formativa a tutto tondo. Skipper naturalmente, 7 skipper oppure sono di più? Allora, gli skipper sono 7, io farò da docente skipper, Mariolino Di Fraia, Pasquale La Pera, Luca Lena, 2 skipper che provengono da Olbia e un altro nostro collega Michelangelo Naccari che ha voluto essere con noi, per cui insomma un equipaggio ben nutrito con skipper, persone valide che comunque hanno notevole esperienza nel settore. Enzo Di Fraia finalmente è arrivata il giorno della partenza con i suoi ragazzi, quindi farete un bel gran giro e ritornerete alla Maddalena soddisfatti, penso. Ma speriamo i ragazzi soddisfatti, noi siamo già soddisfatti di aver organizzato questo evento e di organizzarlo da tanto tempo. Devo dire che ci spendiamo molto tempo, siamo, in qualche modo abbiamo fatto questa scelta che ci sta ripagando, perché anche le famiglie ci stanno seguendo in questa scelta che abbiamo fatto. Io non vado in crociera con loro perché io domani parto per il Portogallo domani mattina con altri studenti, però con un progetto europeo che si chiama Comenius, dove andiamo questa volta in Portogallo, ma siamo già stati in Germania, in Bulgaria, in Turchia l'ultima volta, adesso andiamo in Portogallo e poi ospiteremo queste scuole a maggio qui alla Maddalena, quindi gli faremo vedere anche le nostre bellezze e i nostri ragazzi ospiteranno i loro diciamo simili nelle loro case. Nelle case. Insomma, un nautico che va a gonfie vele. Noi cerchiamo di fare di tutto per andare a gonfie vele, speriamo che il vento sia dalla nostra parte. Beh, lo è, perché a un certo momento i ragazzi sono senz'altro pronti per questa grande prova che gli aspetta. I ragazzi sono pronti, però chiediamo che ci sia più attenzione per il nautico da parte delle famiglie, perché le famiglie devono fidarsi del fatto che la nostra scuola è una scuola che forma, che prepara e che ancora oggi è una delle poche scuole nell'ambito delle superiori che dà la possibilità ai ragazzi di poter trovare uno sbocco di lavoro, anche se c'è crisi nel campo della navigazione come in tutti i campi, però ancora se qualche posto è possibile trovare di lavoro è sulla navigazione e su tutti i mestieri del mare. Quindi chiedo ai madrelinini di darci fiducia, di mandare i loro figli a scuola. Tante volte si denigra un pochino la nostra scuola, ma non è assolutamente una scuola di serie B. Lo skipper Pasqualino, mi pare, Pasquale La Pera, come ogni anno è sempre pronto ad intervenire e portare questi ragazzi, non dico all'avventura, ma in una bella attraversata che appunto li porta ad essere preparati. Cosa ne dici? Sì, in effetti io e Giulio ci siamo fatti tutte queste crociere, che questa se non sbaglio dovrebbe essere la quinta, e ormai diciamo siamo anche affezionati a sti ragazzi che ogni anno comunque progrediscono, poi una parte sono nuovi e sicuramente alla fine di questa esperienza rimangono sempre soddisfatti, ed è un po' una cosa diversa dalle solite gite scolastiche, insomma. È difficile gestire questi ragazzi novelli che ancora non conoscono bene l'arte del navigare? No, devo dire che in realtà all'inizio sembrerebbe, poi una volta che sono in barca, se inquadrati bene riescono a fare le cose che devono fare, sono anche molto più tranquilli che a scuola. Ecco, di fronte ad eventualmente un pericolo saprebbero eventualmente evitarlo oppure fare cose... Beh, è chiaro che non è che possiamo affidargli la barca completamente a loro, però comunque su ogni barca ci sono almeno una, o cioè almeno c'è uno skipper e un insegnante, per cui in casi estremi, poi noi in realtà partiamo con l'idea di evitare burrasche, cerchiamo di navigare nella massima sicurezza. Prossima alla partenza, i ragazzi sono già pronti, Fabio Di Monte, che cosa vuol dire per te una crociera del genere, la prima volta? Beh, sicuramente è segno di grande, come dire, soddisfazione, sì, sicuramente, perché comunque allontanarsi dall'isola per miglia e miglia per la prima volta è un senso di responsabilità prima di tutto per se stessi e anche di soddisfazione, appunto. È la prima volta, quindi ci sarà da stringere i denti eventualmente, fare la guardia. Sì, anche perché il meteo ha dato tempo brutto veramente per sabato e domenica,
ha dato in arrivo un ciclone. E... addirittura. Ecco, per le guardie siete già pronti? Per le guardie sì, abbiamo fatto i turni. Ecco, turni di 2 ore mi pare, no? Sì, sono dalle 2 alle 4. Cosa diciamo. Devi fare dalle 2 alle 4? Stare in plancia, o meglio cercare di non andare addosso a qualcosa. Ma tu sei l'immagine, è una grossa responsabilità. E per quanto riguarda invece il mangiare, cosa fai? Mi pare che fai tutto. Mangiare sì, cuciniamo, chi c'è buono, chi non è buono invece pure. Sei capace? Diciamo, la pasta la so fare, almeno quella. Vabbè, almeno quella. Comunque ti dà la soddisfazione senz'altro. È un senso di responsabilità, come ho già detto, e anche di impegno comunque. Ecco. Che hanno sede nautico, quinto nautico? Sono quarta nautico. Quarta nautico, capitani. Quindi. In bocca al lupo, va bene. Crepi, grazie. Torniamo in studio e abbiamo ancora una splendida notizia, una notizia di karate. Parliamo di Stefano Iannone del Karate Dokuai La Maddalena, allenato dal padre Gaetano. Agli Open d'Italia che si sono svolti a Biella partecipavano oltre 1400 atleti in rappresentanza di svariate nazioni. Nella sua categoria, la categoria cadetti, peso 70 kg, Stefano Iannone è arrivato secondo. Impresa veramente eccezionale per questo giovanissimo atleta maddalenino che si avvicina sempre più al grande traguardo della nazionale. Complimenti a lui e complimenti a Gaetano Iannone, grande uomo di sport e promotore veramente di attività sportive nell'isola. Un grosso applauso ad entrambi. E con questo applauso a Stefano e Gaetano Iannone si conclude anche questo TG Sport. A risentirci la prossima settimana per quello che sarà l'ultimo appuntamento stagionale col TG Sport di Corrente TV La Maddalena. Un saluto da Mauro Coppadoro.